Vittorio Sgarbi dà il suo parere sulla lotta all'evasione fiscale. L'evasione fiscale in Italia è spaventosa, si parla addirittura di 193 miliardi di euro e quasi 4 milioni di lavoratori in nero. Possiamo dire che è nel DNA degli italiani l'evasione fiscale. D'altra parte c'è anche da fare una riflessione. La pressione fiscale è al 42%, quasi la metà di quello che voi guadagnate lo date allo Stato, che lo riutilizza per cose molto discutibili, per pagare il suo debito pubblico gigantesco. Così Vittorio Sgarbi parla nella nuova manovra e dice che soltanto un cretino dà i soldi a uno Stato formato da disperati e incapaci che li buttano per gente che non ha mai lavorato come Di Maio. Questo è lo Sgarbi pensiero. Quindi dice l'evasore è un patriota, dice Sgarbi, che si scaglia contro il governo in merito alle nuove norme sull'evasione fiscale. Quel governo che vorrebbe recuperare minimo 7 miliardi e mezzo in un anno di evasione, ma Conte diceva no, ne recupereremo molti di più, saranno anche 12 miliardi e mezzo. Pura fantasia, perché nessuno è riuscito in un anno a recuperare 7 miliardi e mezzo, ma lui il problema è che li ha già messi a bilancio, li ha già messi nella manovra, ha già destinato quei 7 miliardi e mezzo per altre cose, ma è solo una, come si può dire, un'ipotesi, un sogno come quella dello spread basso. E già in Europa hanno detto: ma che cos'è questa manovra? La metà non è coperta, sono speranze, quindi ci sarà già un problema con l'Europa. Durante la trasmissione L'aria che tira, trasmissione sulla A7 condotta da Mirta Merlino, Sgarbi dice: l'evasore è un patriota che difende la sua azienda e il suo paese e non dà i soldi a degli incapaci al governo. Poi dice: se tu arresti gli evasori, questi non lavoreranno più. Quindi non pagheranno più neanche quel poco che pagavano. Per cui è bene non arrestarli, ma farli lavorare di più. Beh, è una teoria un po' curiosa. È come dire: non arrestare i ladri, perché i ladri fanno bene all'ecosistema, rubano, ti rubano la televisione, ti rubano l'orologio, in modo che tu poi devi andare a comprare un'altra televisione e un altro orologio. Se tu arresti il ladro, l'economia rallenta. È un discorso un po' fatto, diciamo che è tutto creato ad arte per sostenere una certa tesi, ma voi sapete che Vittorio Sgarbi ormai è il suo personaggio. Lui viene invitato nelle trasmissioni in televisione e proprio per questo suo modo esuberante di affrontare i problemi. Attenzione, Vittorio Sgarbi non è un ignorante che non ha né studiato né nulla, che non sa quello che dice cose a caso senza avere nessun fondo di verità, di base, di cultura. È una persona, Sgarbi, molto colta che aveva cominciato la sua carriera televisiva alzando la voce, poi gridando, poi dicendo qualche parolaccia e lui, da persona intelligente, aveva capito che il suo successo televisivo era legato più che per la sua cultura, per il suo modo di dire le cose giuste, ma con un modo molto particolare che è la sua caratteristica. E poi è rimasto sempre più prigioniero di questo suo personaggio. Lui sa che la televisione italiana ama il trash. Trash cos'è? La spazzatura, cioè il programma spazzatura dove si insultano, dove si lanciano le sedie, dove si offendono, dove si mandano a quel paese. Quindi praticamente lui, il suo personaggio ormai è questo, anche se gli sta stretto, non vorrebbe sempre gridare, sempre alzarsi, far finta di tirare la sedia, dire capra, 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 no? Lui sa che adesso la televisione ha bisogno di quello che lui faceva prima e quando lo chiama è perché si aspetta da lui queste uscite, queste litigate e quindi anche lui a volte lo vedete che di malavoglia magari dice qualcosa contro un'altra persona, ma lo vedete che lo sta facendo in maniera prigioniera.
forzata. Anche queste dichiarazioni che l'evasore è un patriota è una visione grottesca da pellicola, da film, ma non certo. Lui sa benissimo che quello che sta dicendo non ha senso logico, però lo dice perché deve dire qualcosa controcorrente. E poi dice, aggiunge, soltanto un cretino paga le imposte allo Stato, perché il suo denaro finirebbe in mano a disperati e incapaci che li buttano per gente che non ha mai lavorato come Di Maio. Che cosa si sta riferendo? Che li buttano nel reddito di cittadinanza per darle a chi non ha mai lavorato come Di Maio. Quindi non parla esattamente del reddito di cittadinanza, ma non sta parlando dello stipendio dei politici, sta parlando che tu dai, paghi le tasse, dai i soldi a Di Maio e Di Maio le dà al disoccupato che sta sul divano a guardare la televisione o va a fare un altro lavoro in nero, così c'ha due stipendi. Tanto lo Stato per anni lo manterrà per 3 anni col reddito di cittadinanza e che non doveva essere un assistenzialismo, non doveva essere assistenzialismo di Stato, ma il reddito di cittadinanza era fatto per reintrodurre la persona nel mondo del lavoro. Ma voi sapete perfettamente, ne ho parlato in tanti video, non c'è nessuna reintroduzione da nessuna parte. Il sistema del collocamento italiano, quello che si chiamava il collocamento, adesso si chiama Navigator con reddito di cittadinanza, non ha mai funzionato da quando io cercavo lavoro le prime volte nel 1992-93, finito il militare, iscritto al collocamento e intanto studiavo l'università. Di sera io andavo all'università dalle 6 alle 10 di sera, tutte le sere, no? Quindi io facevo l'università notturna, ma intanto di giorno lavoravo, almeno cercavo di lavorare, di fare qualcosa. Il primo lavoro che ho fatto ero direttore di supermercato, supermercati GS, adesso non esistono più i supermercati GS, no? Grandi supermercati, un'azienda inizialmente parastatale, poi privatizzata. Comunque il mio primo lavoro, adesso chiudo la parentesi, era quello di, ho cominciato come vice direttore, di un vice gestore, si chiamava vice gestore di supermercato ed era il 1994. Quindi tornando all'argomento che stavamo discutendo, nel dibattito allora interviene la Merlino che sconcertata chiede: e io che lavoro tanto e che pago le tasse sono una cretina? Ma Sgarbi spiega meglio il suo ragionamento e sottolinea che un lavoratore che ha un'azienda converrebbe molto di più non pagare le tasse e usare quei soldi per assumere altre persone. Se può assumere è meglio che darli a Di Maio per pagare tre che non lavorano, dice riferendosi al reddito di cittadinanza. Avete visto che ci siamo arrivati, io l'avevo capito prima che lui lo dicesse. Il critico ha poi ripreso il concetto sulle sue pagine social, dove ha ribadito: l'evasore è un patriota che difende la sua azienda e il suo paese e non dà soldi a incapaci di governo, come Luigi Di Maio e anche Giuseppe Conte, ci ha aggiunto. Beh, certamente quello che dice Sgarbi è uno spunto di riflessione. Quello che lui ha detto non è una sciocchezza, è uno spunto di riflessione. L'evasore fa girare l'economia, perché l'evasore con i soldi dell'evasione o ingrandisce la sua azienda o si compra la Ferrari o si compra la Mercedes nuova, l'Audi. Quindi attenzione che sicuramente l'evasore fa girare l'economia come il ladro fa girare l'economia, come dicevo prima, se il ladro ti ruba il televisore tu ne devi comprare un altro, quindi aiuta l'economia come l'evasore aiuta l'economia, come il truffatore a Roma che truffa i turisti giapponesi che gli porta via 500 euro per due piatti di spaghetti, poi lui ha rubato 500 euro a due turisti, che lui spenderà per andare a comprarsi un bel vestito nuovo o per, che lo sa, fare qua. Quindi attenzione, tutti i truffatori, i ladri aiutano l'economia, però questo non può giustificare l'evasione fiscale o la lotta all'evasione fiscale. Quindi quella di Sgarbi non è una cretinata fine a se stessa come quella di Sgarbi, come quella di Grillo che dice non facciamo votare gli anziani. Quella di Sgarbi comunque è
È una riflessione, certo lui non vuol dire che realmente bisogna mettere, non bisogna pagare le tasse, però è una riflessione su quello che succede in Italia. Sempre nella stessa trasmissione Sgarbi parla dell'Alto Adige, della questione che volevano cancellare il nome Sud Tirolo perché secondo gli scissionisti o i secessionisti dell'Alto Adige non è bello, li offende perché loro non sono sud, non sono del Sud Tirolo. E Sgarbi commenta: uno è quello che sente ed è nella sua cultura. La storia dei nomi a Bolzano è particolarmente importante e i luoghi di bilinguismo è giusto lasciare entrambi i nomi. È vero che lui, riferendosi a Christian Coleman, presente in collegamento, è sudtirolese e non altotesino. I sudtirolesi sono i terroni del Tirolo, perché chiamarli Alto Adige? E poi conclude con una battuta: alto è una parola alta e bella, lasciamola agli italiani. Quindi praticamente gliene sta dicendo quattro in maniera anche abbastanza pacata, ma tagliente. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.